siamo con Simone Sabbioni, che è un atleta della nazionale italiana di nuoto. Si parla di malattie infiammatorie croniche intestinali e lui è un atleta che ha sconfitto, diciamo, la malattia o comunque ci convive serenamente. Allora, si può essere campioni anche con la malattia? Sì, diciamo che sono affetto da colite ulcerosa cronica, che sono riuscito dopo un annetto, dopo la diagnosi di esperti, affidandomi a medici validi, sono riuscito a tenerla, diciamo, sotto controllo, ed è stato fondamentale per riuscire ad avere uno stile di vita da sportivo professionista, che diciamo che in un anno mi è stata tolta questa cosa per colpa di questa malattia. E adesso non sono più malato, ma sono curato, che è diverso, e quindi è importante per me dare un messaggio che non c'è da scoraggiarsi quando comunque arrivano questi momenti che sono di difficoltà, ma anzi c'è da ripartire e ricominciare affidandosi a persone esperte. Senti, ma quando hai saputo di questa cosa, tu hai temuto per la tua carriera o hai subito reagito, diciamo, con forza? Sì, non è immediato venire fuori. Comunque ho passato i miei mesetti un po' così. Poi il primo campanello d'allarme comunque arriva in famiglia, i miei genitori poi mi hanno spinto subito ad affidarmi a esperti, come dicevo prima, e mi sono domandato anche a un certo punto cosa faccio se non nuoto, perché vedevo che comunque il corpo non mi rispondeva più, e perché chiaramente c'erano dei deficit nel fisico, c'erano delle perdite di energia, e quindi la domanda me la sono fatta, però non era più tanto la domanda di cosa potevo fare di alternativo, ma era risolvere il problema. Lì il punto era quello, quindi dopo ho risolto il problema, abbiamo fatto quel punto chiave, risolvere il problema, e poi dopo siamo partiti per ritornare ad alti livelli. Se no, mi sa che mi sarei messo forse molto probabilmente a studiare la volta buona, magari. Senti, dicevi che tu non ti senti malato assolutamente, anzi io direi che forse chi convive con questo tipo di malattie c'ha una marcia in più rispetto agli altri. Ma sicuramente è una parte, diciamo, difficile della vita che ti fa crescere tanto, quindi sicuramente non sono la stessa persona che ero prima di avere questa cosa, quindi posso anche dire che posso ringraziare questa cosa che ho avuto, perché mi ha fatto capire tanto dalla vita e tanto dalle persone, e sicuramente non c'è da scoraggiarsi e reagire il prima possibile, sapendo che ci sono delle associazioni come IGBD che ti aiutano in tutto e per tutto a risolvere i problemi. E non, la cosa che mi fa specie è che, anche alla fine, per carità, senza giudizio, la gente magari si vergogna un po', però c'è poco da vergognarsi. Come lo posso avere io, lo può avere lei, lo può avere tutti, lo possiamo avere. Quindi penso che non ci sia niente da vergognarsi e soltanto curarsi, basta.